L'idea di Vespacco è una citazione di Moretti e di Caro Diario, ovviamente, cioè dalla percezione dallo scooter e dalla Vespa in particolare della città e dell'architettura. Abbiamo cominciato ormai una decina di anni fa a organizzare dei Vespark, l'abbiamo fatto in molte città e questa cosa funziona molto bene perché ti permette di muoverti in modo rapido, di sostare, discutere, riflettere e di inanellare in successione dei fatti urbani importanti. Oggi andiamo a vedere due maestri del dopoguerra milanese, Cacciadomignoni e Magistretti. Quello che oggi sentiamo come il grande stile italiano e milanese di quegli anni era un misto, secondo me, di buona educazione, nel senso che scientifico, non solo umanistico, ma anche di grande sperimentazione. Oggi viviamo quello stile un po' con nostalgia, c'è una specie di Italia del boom di cui siamo nostalgici, ma in quel momento c'era una grandissima voglia di futuro. Nel Museo del Design, dentro la Triennale, nel Museo del Design c'è la Vespa del 1952 come una delle icone del design italiano. Lo scooter è un'invenzione, la Vespa agli occhi internazionale si identifica come la Coca-Cola o come altre cose, dove il nome corrisponde, come dire, a questa innovazione vera e propria. Io credo che la questione sia quella anche di avere saputo sempre gestire con eleganza una percentuale dosata di ironia. È bello perché c'era la possibilità di incontrare gli architetti che spiegavano come se fossimo una classe. Poi anche questa cosa di usare la Vespa che attraverso la città di Milano in una giornata così bella è stato un qualcosa che ha dato un valore aggiunto all'intera esperienza. Quindi sicuramente se l'anno prossimo verrà riproposta la faremo molto molto volentieri. È stata un'esperienza particolare, intensa, perché comunque i due architetti ci hanno accompagnato in giro per Milano sulle Vespe, divertente e formativo allo stesso momento. Penso che comunque alla fine di tutto fare un giro su un'icona del genere come la Vespa, una forte icona italiana, un giro inerente all'architettura, si mischia design e architettura in un piccolo progetto formativo, ecco.